Ispirazione al video. Ispirazione al video. Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube. Buonasera, buonasera, buonasera. Questo è un video che mi fa venire l'ispirazione. Questo è un video che mi fa venire l'ispirazione. E sarò il più sincero, ok? Dei sinceri. Mi avete chiesto alcuni, in realtà ti sta passando la passione. Non è il fatto che passa la passione perché c'è da salire sui carri a destra e a sinistra. Sono stufo di essere puntualmente preso per il culo. Cos'è che avevo detto io? Di questi qua non ti puoi fidare. Non ti puoi fidare, sono dei bambini poi prima di essere uomini. Sono più bipolari delle fighe. Questi qua sono più bipolari delle fighe. Oltre che sono mediocri e dopo tre vittorie si pensava di essere dei fenomeni. Con due vittorie con Lecce e Venezia, non è che nel derby ci ha detto bene, sono stati bravi per l'amor di Dio, infatti ci avevo il cuore a mille. Ma cos'è che avevo detto? Con questi qua non c'è da fidarsi, perché come la zoccola che è venuta in ferie con te, si è fatta 2 settimane senza neanche guardare il bagnino, che puntualmente è tornata alle sue origini, appena un attimino gli hai fatto il regalo in più del solito, perché quello che voleva riprendersi il tuo regalo, come loro si volevano riprendere il nostro affetto, la nostra fiducia. Ma dopo quello che ho visto ieri, dopo Cooling Break, che quei due fenomeni non si presentano, dopo ieri che Tomori, che fai solo più danni che altro, Tomori per favore sparisci, vendetelo, datelo, guarda quest'inverno prendiamo qualcuno, vendetelo, datelo via. A parte che non capisco la filosofia della società, che adesso Pavlovic ha sbagliato 3 partite e è diventato scarso. Ma scusate, ma Fonseca, ma quante devi sbagliare Tomori per capire che non è più quello di anni fa? Cioè, che cosa dobbiamo fare per... Cioè, raccogliamo delle firme per schiaffare un mese Tomori in panchina. Mori va bene che 2 settimane, poi tra l'altro non è neanche convocato in Inghilterra e inizio a capire Southgate perché non è mai convocato. Cioè, il rigorista è Pulisic, perfetto. Prende Pulisic e va a tirare il rigore. Ma qua è senza palle, sia Pulisic, nonostante il gran cazzo di gol che ha fatto, forse, ma non è che è senza palle. Troppo buono, e qua lo vorrei cattivo. Rebby! Ah. No, niente, gioca pure che finisco il video. Lo vorrei cattivo. E senza palle Fonseca, perché a fine primo tempo io li prendevo a schiaffi, ma questi qua sono talmente viziati, talmente si sentono sentono tanto grossi, che si possono permettere anche di non far quello che è stato studiato in allenamento, o comunque deciso in allenamento, perché che cazzo ne frega loro. Tomori che salta in aria, prende il pallone, glielo serve ad Abraham, ad Ebra. Cioè, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma dove cazzo siamo? Siamo allo Sportland, siamo. No, ditemelo qua, io mi sento allo Sportland. Io dopo quello che è successo ieri, non ho mai, cioè, allo Sportland anche avevamo il tiratore di rigore in C2, in C1, in D, tutte le categorie che ho fatto. C'era il rigorista e lo batteva il rigorista, se no il rigorista, a meno che non se la sentisse, a meno che il rigorista non se la sentiva, che consegnava il pallone in mano al compagno e diceva: guarda, non me la sento, tiralo tu. Così funzionano. All'Aldini mi ricordo ancora che c'era Brera che prendeva in mano il pallone e diceva: sono io il rigorista. Mi ricordo quando avevamo preso 6 pere in casa dall'Aldini: sono io il rigorista. Mi chiedevano: sei sicuro Ricky? Sicurissimo, mi rispondeva, avevamo 16 anni. C'è questo qua che prende, salta in aria, prende il pallone al suo amico per sbloccarlo. Ma cosa cazzo siamo? L'asilo? Cos'è? Se non tira i rigori che manco... Ma che ha fatto una gran parata di Ghea, perché il rigore era stato anche tirato bene. Ma dove siamo? All'asilo siamo qua, ragazzi. E voi mi riallaccio all'inizio del video, mi chiedete: ti vedo con meno passione. No, beh, sinceramente parlando, io lo sto più impuntando sul lavoro, io lo sto più impuntando la stop in questi casi qua. Io mi consolo che comunque quando perdiamo va bene il canale, sono sincero. Se mi dite di dire una bugia, ti dico una bugia. No, preferirei, no, ti dico la verità, mi sta toccando meno di prima, dopo, perché sono incazzato a fine partita. Wow, sto facendo il video, detto. Sono incazzato a fine partita, ma poi mi passa molto più di prima. Cioè, se prima ci stavo le settimane, cosa? No, mo la metto come lavoro, la devo mettere così. Sì, la devo mettere così, anche vedendo la mia situazione comunque economica, che è una delle più piacevoli, la metto così, sinceramente. Con avvocato da pagare, con mantenimenti, con macchina della mia ex, tutto quanto, la metto sul lavoro. È normale, devo farlo così. Me la faccio andare bene così. Naturalmente mi piacerebbe che il mio lavoro, come era andato bene nell'anno dello scudetto, che andavamo alla grande, eravamo tutti milanisti praticamente, andava alla grande quell'anno lì.
ti piacerebbe che andasse così, non è così, è inutile che mi chiedete ti passate la passione, no, la passione ce la fanno passare, cioè sono questi atteggiamenti che ti fanno passare la passione, qua non c'entrano carri, non carri, mica carri, ma l'episodio di Ebra che gli consegna il pallone in mano, ma poi Tomori non sei capitano, non conti un cazzo all'interno dello spogliatoio, fai solo che danni stai facendo. E tu ti permetti di superare le gerarchie che non ti competono perché te ti gira così. Ma cretino, hai preso pure un gol dal rilancio del portiere che è saltato a vuoto. Prima di occuparti delle mansioni degli altri, cerca di occuparti delle tue, che le fai molto male ultimamente. E qua sono incazzato anche con chi è che ti sta facendo giocare, perché l'episodio lì che mi hanno mandato la clip mi sono innervosito, non l'avevo vista. Non l'avevo visto quell'episodio lì. Ma come tipo, io se fossi stato in pulizia ti avrei detto, ma scusa, ma tu chi cazzo sei? Sei tirato un rigore, c'hai piedi a merluzzo, sai? Cioè qua Cristian devi tirare fuori i coglioni. Qua devi tirare fuori i coglioni e andare lì a dirglielo. Ma tu chi cazzo sei? Dammi questo pallone, anche te. Sei appena arrivato qua. Manco ti abbiamo pagato, che ti è andato gratis. Ma chi cazzo sei te? Ti sbagli con la porta a vuota e vieni qua a rompermi i coglioni. Dammi sto cazzo di coglioni. Inizia a segnare la sua azione, gli dicevo, no, capra. Inizia a segnare la sua azione. Ma anche lì, siete Hernandez, capitano fra l'altro, che devono farli tirare il rigore a Hernandez perché è capitano, ma qua siamo all'asilo veramente, perché il suo compleanno deve far tirare il rigore, è deciso che è Pulisic, cioè io sono sconcertato, perché dopo ti è passata un po' la passione, non mi sono cadute le braccia e le ginocchia, e tu Pulisic ancora te lo ripeto, e Fonseca tu ancora te lo ripeto, uno doveva negli spogliatoi, io avrei fatto volare i tavolini, credetemi, io Hernandez addirittura l'avrei tolto, cioè sbagliato il rigore che non è tua competenza, sei capitano, non hai fatto una volta il cooling break e te l'ho perdonato, cioè io l'avrei tolto, cioè veramente, ho detto adesso ti levo, chi cazzo ti ha detto di tirarti il rigore, cioè ma voi pensate che stiamo giocando qua? Cioè che i nostri nervi comunque sia perché siamo bravi, siamo buoni, siamo condiscendenti. Sì. State chiudendo? Perché siamo bravi, siamo buoni, siamo condiscendenti. Pensate che vada sempre tutto bene, sta tutto a posto. Cosa pensate che... Ecco papà, mi ha rotto la cartella. Che vada sempre tutto a posto? Guardate che non è così, Nella vita non funziona così. Comunque ditemi qua sotto quello che pensate. Intanto qua le nostre amiche devono chiudere. Un bacio, un abbraccio, ciao a tutti ragazzi.